Buongiorno, voglio farvi troppo vedere la figata per chiamare l'ascensore. Vai, sti. In questo caso dobbiamo andare nella hall, quindi mettiamo semplicemente. Ah, ok, stai Sbagliato. facendo vedere. Niente, per tornare in camera praticamente premiamo qui bedroom, impostiamo il numero del piano e poi ci segnala qual è l'ascensore che dobbiamo prendere. Altrimenti, ok, per andare nella hall, ovviamente tutto organizzato, qua ci sono i bar, qua c'è la hall e qua c'è la zona fitness, quindi semplicemente in questo caso tap, ascensore P4 e ogni ascensore ha il suo numero, quindi andiamo al P4 e stiamo uscendo per andare a fare colazione. Questo è l'ascensore, all'interno di questo hotel c'è un profumo pazzesco e in tutti gli ascensori c'è sempre questa musica. Morning. Di nuovo buongiorno. Siamo usciti, stiamo andando a fare colazione in un altro posticino carino che ho trovato vicino al nostro hotel. Anche qui fanno i pancake e anche qui fanno i waffle. Io credo che prenderò i waffle. Se invece non lo sa ancora cosa Non so neanche che prenderà, andasse, perché però. non sapeva neanche, perché cerco sempre tutto io. Comunque fanno i pancake e i waffle, quindi vicino, sono buoni e quindi fantastico. Oggi la giornata è leggermente più calda, leggermente rispetto a ieri, o perlomeno tira meno vento e c'è un piccolo, piccolissimo spiraglio di sole. Questo è il nome del locale dove stiamo andando a fare colazione e qui c'è il menù, tutto quello che propone. A me ad esempio ispirano un sacco, li proverò prima di andare via, anche i French Toast. Questi sono i pancake e i waffle. Li ho visti, quindi ci sono. Eccoli qua. È arrivata la colazione, alla fine abbiamo deciso di prendere un waffle in due, visto che le porzioni sono abbastanza abbondanti, con la frutta, mirtilli, fragole e banane. Poi qui ci hanno portato lo sciroppo d'acero e il burro che noi non utilizziamo. Abbiamo ordinato un succo d'arancia e due cappuccini che però, dove però hanno messo la cannella. A me la cannella non piace, però fa niente. È buono? L'aspetto è super invitante, guardate. La bontà. Mettiamo anche lo sciroppo, va bene, sì. Devo dire che ci è piaciuto. Proprio buono. Siamo proprio sotto l'Empire e da qui la punta non si vede. La piccolissima. Stiamo entrando un attimino nella New York Public Library, visto che secondo me le altre volte non ci siamo entrati, o se l'abbiamo fatto non mi ricordo. Prima di andare sul Top of the Rock è uscito il sole, non so se si vede decisamente. È uscito il sole e di questo siamo molto contenti. Poi dobbiamo fare una foto con le iniziali di New York. Speriamo di riuscire a fare tutto. Abbiamo comprato le iniziali palloncini gonfiabili da Tiger. Speriamo di riuscire a gonfiarle più che altro. Entriamo. Siamo arrivati al Top of the Rock, al Rockefeller Center. Adesso vi faccio vedere. Nel frattempo sulla Fifth Avenue ci siamo fermati a fare un po' di shopping, ma in realtà ha preso Ste un regalino. Ed eccolo qua, l'immenso Top of the Rock. Adesso ci saliamo e da qui si ha una vista stupenda su Central Park. Anche qui ci sono un po' di negozi. Lì c'è Michael Kors, lì più avanti. Poi ce ne sono altri qui, di lì abbiamo anche quello della Lego. Insomma, qui se volete fare shopping ce n'è per tutti i gusti. Ma c'è ancora la pista di pattinaggio in ghiaccio. Ok, stanno sistemando, quindi no, non c'è effettivamente. Ci sono tutti dei lavori in corso al momento, però solitamente qua in inverno c'è la pista di ghiaccio per pattinare. Abbiamo preso i biglietti e adesso stiamo andando da Bath & Body, visto che la prossima salita è fra un'ora, quindi abbiamo un po' di tempo libero.
Allora andiamo da Bath & Body a fare un po' di acquisti. Dobbiamo prendersi dei regali, poi voglio prendere anche qualcosa per me. E poi torniamo al Top of the Rock, saliamo, vediamo la vista e poi magari andiamo a Brooklyn per poter fare poi Ponte di Brooklyn da Brooklyn verso Manhattan. Secondo me è la visuale migliore perché si arriva e si vede tutto lo skyline. Oggi non mi sembra vero, ma si sta bene, anche se ho la cuffietta, la fascia. Però non fa freddo come ieri. Ieri abbiamo patito tantissimo il freddo, invece oggi fortunatamente si sta molto molto meglio. Sì? È al telefono. Sto facendo un po' di stories. Qua il wifi lo becchiamo ogni volta in ogni negozio, in ogni bar. C'è sempre wifi. Dovrebbero farlo anche in Italia questa cosa. Un attimo, torno indietro. Guardate quanti sfoghi mi sono usciti per tutte le porcherie che sto mangiando. Facciamo finta di niente. Ed eccoci finalmente saliti. Adesso qua c'è il vetro, siamo ancora dentro. Comunque questa è la vista che già si inizia a vedere ed è qualcosa di meraviglioso. Central Park. Siamo pronti? Usciamo? Sì. Usciamo? Andiamo. Porto con me. Sbaglio sempre ogni volta che apro la porta. Adesso magari si sentirà poco perché c'è il vento. Wow. E c'è un sacco di sole. Qua abbiamo la vista sull'Empire, eccolo qui, su tutta la città. E da qui si può ammirare la vista su Central Park. L'unica cosa, peccato per questo palazzo in costruzione che rovina un po' tutto. Central Park, guardate quanto è grande. Central Park, proprio qui. Qua non c'è nessuno praticamente e siamo al piano leggermente più su. Fantastico. Sei contenta di essere venuto qui? Per la seconda volta. E questa vista sul Top of the Rock l'abbiamo vista sempre, anche la prima volta durante il giorno, perché secondo me merita di più vederla durante il giorno proprio per la vista su Central Park, che ovviamente di sera non è illuminato e quindi perderebbe, non si vedrebbe. Empire, di nuovo. Lì dove c'è la scritta, non so se si vede qui, H&M, praticamente lì sotto c'è Times Square. E là in questo puntino piccolissimo che si vede c'è la Statua della Libertà. Da qua è piccolissima, praticamente inesistente, ma è proprio lì. È passato un po' di tempo da quando abbiamo finito la visita sul Top of the Rock, perché siamo andati un po' per negozietti. Infatti abbiamo fatto shopping da Bath & Body, abbiamo fatto shopping, cioè stiamo facendo shopping all'NBA Store. E adesso, visto che ancora non abbiamo pranzato e sono le 6, ebbene sì, le 6, non abbiamo mangiato niente, abbiamo fatto colazione con un waffle in due, siamo venuti qua da Shake Shack, il posto che vi dicevo, di cui vi parlavo ieri. Abbiamo preso un hamburger, stiamo aspettando. E tra l'altro la cosa fantastica è che siamo tranquillamente seduti, quando il nostro ordine è pronto suona questo telecomandino e andiamo a prendere da mangiare. E un'altra cosa bella di questo parco è che ci sono tutti questi tavolini dove potersi sedere e rilassarsi, non per forza, non necessariamente bisogna prendere qualcosa da Shake Shack. Si rilassa con tutta la tranquillità e con tutta la tranquillità, tra virgolette, perché non c'è un sacco di taxi, di macchine che passano. Però si stacca un attimo la spina, si smette di camminare e poi la vista è fantastica. Alla fine non andiamo più a Brooklyn perché si è fatto tardi, quindi a Brooklyn ormai andiamo domani. E finito di mangiare probabilmente rientriamo in hotel, anche perché le borsine sono abbastanza pesanti. E poi non so che faremo, chi vivrà, vedrà. Intanto che aspetto Ste, che è andato a prendere, a recuperare le cannucce. Ecco qua il nostro ben di Dio. Abbiamo preso due patatine fritte, queste sono buonissime. E poi due hamburger, cioè guardate quanto sono appetitosi. Io come sempre vado di classico, non adoro troppe salse, troppe verdure all'interno.
E anche le patatine preferisco mangiarle senza salsa, o se proprio la maionese. Buonasera, siamo usciti, siamo stati in appartamento, io mi sono già fatta la doccia stavolta, così appena entro in camera filo a letto a dormire. Stiamo andando in direzione Times Square perché è proprio attaccato al nostro hotel, però poi non sappiamo ancora cosa fare stasera. Mangiare, probabilmente non mangiamo, ci prenderemo qualcosa in un supermarket da portare in camera, perché abbiamo mangiato esatto alle 6:30, quindi poco più di 2 ore fa, e direi che no, al momento non abbiamo fame, quindi sgranocchieremo qualcosa in camera. E come sempre quando esco la sera io resto con gli occhi a cuore, ste incredibile. Terza volta a New York, ma ho sempre gli occhi a cuore. Sempre. Troppo troppo bella. Dovete assolutamente venire almeno una volta. Assolutamente. Stessa la ride. La mia cena alla fine sarà una crepa alla Nutella. In realtà io sono l'unica che l'ha fatta tra virgolette leggera, perché tutto un sacco di ingredienti, marshmallow, mandorocchi di Nutella, cioccolata bianca, fragole, banane, tutto di più. Io almeno ok sono la Nutella. Se invece vuole qualcosa di salato, quindi va a mangiare tutto io. Stiamo rientrando in camera, alla fine Ste è andato da McDonald's a prendere un panino al volo perché siamo davvero stanchi. Arriviamo in camera e andiamo subito a dormire, quindi io chiudo qui questa giornata. Noi ci vediamo domani mattina con una nuova avventura. Sicuramente andremo, come dicevo prima, a Brooklyn e poi vedremo. Ancora non ho organizzato la giornata. A domani, ciao!